casa padronale con corte, orto e pozzo. Così è indicato l'edificio, oggi sede della Biblioteca Civica di Sesto, quando, per la prima volta, appare in una carta notarile nel 1532. Poco più di un secolo dopo, il conte Carlo di Belgioioso cede la proprietà ad Alessandro Parravicini e dai documenti sappiamo che in un locale vengono allevati i bacchi da seta. Ma con i Parravicini, Alessandro per primo e poi il nipote Giovanni Antonio, banchiere e collezionista, la tenuta agricola con funzione produttiva fa un salto di qualità e diventa una vera e propria villa signorile di campagna, con una galleria di rappresentanza sopra il portico d'entrata. I soffitti a cassettoni e gli affreschi, databili tra il 1680 e il 1721, sopravvivono alle alterne fortune della villa. Dopo questo periodo di splendore, la villa passa ai Borromeo e poi ai Visconti d'Aragona, che nel 1873 devono cederla ai loro fattori, i De Ponti. Con loro la villa torna alla sua funzione produttiva e ospita una delle prime filande sestesi. Alle spalle dell'edificio l'antico orto si riduce progressivamente. Oggi è un parco pubblico. Nel 1967 il comune diventa proprietario della struttura, ormai in pessime condizioni. La restaura nel 1980, trasformandola nella biblioteca centrale e nella sede di molte attività culturali. Oltre che per la consultazione, lo studio, il prestito e la lettura di libri e quotidiani, è qui che i cittadini si ritrovano per presentazioni delle novità editoriali, corsi, mostre e concerti.